Ti ricordi quando ci siamo conosciuti? Io sì, perfettamente. Sai che poche volte mi sono sentito osservato con quel giorno lì. E poi mi hai chiesto, posso sedermi al tuo tavolino? Che è una frase meravigliosa se ci pensi. Secondo me la dovrebbero dire tutti almeno una volta nella vita. Che poi non deve essere per niente facile portare qualcuno così al tavolino di un bar. Sai che credo di non aver mai riso come rido con te. E io non so nemmeno perché me ne sono andato quel giorno, giuro. Non avevo niente da fare. E tu eri la cosa più bella che mi fosse capitata da un sacco di tempo. Da sempre. E poi meno male che ho trovato il coraggio di scriverti quel messaggio e di baciarti. Io non credo di aver mai baciato qualcuno così. Quando ci siamo visti la prima volta in quel caffè, io ho capito che ci sarei diventato vecchio con te. Anche se mi fai arrabbiare tantissimo perché sei una tamarra napoletana. Tu mi apri il cuore e io, con te, so che sei proprio il mio di cuore. Poi non mi succede niente di brutto. Sentire a casa come non mi era mai successo. E io non so se esserti grato per questo e poi non mi ricordo se ti ho mai detto che voglio passare il resto della mia vita con te. Però io voglio passare il resto della mia vita con te. Oddio. Paolo, mi vuoi sposare? Io no. Come no? No, no, non è, no, non è no per te sì. Certo che sì. Vieni qua. Dove si mette? Qua. Speriamo che entri. Non si scende. Ti sta bene? Ti amo. Anch'io. Ho capito, ma almeno stavolta me lo dici. Che cosa? Ti amo. Ma te l'ho detto. No, mi hai detto anch'io che non è la stessa cosa. Dai Paolo, lo sai che non riesco a dire quella parola. Ma capito, ma chi cazzo si, Fonzarelli? E mi sa mai Happy Days qua. Lo so, ma ci riesco. Che ti devo dire? Niente. Comunque, mo, prima stavo pensando una cosa che già te la volevo dire. Ma se domani io venissi con te Benedetta in Italia? In Italia? Così finalmente conosco mamma e papà. I miei? Certo, così glielo diciamo insieme, capiamo dove ci dobbiamo sposare, se qua a Berlino o in Italia, poi andiamo in giro, glielo diciamo a tutti i parenti, scegliamo le bomboniere, perché poi... Che c'è? No, niente, che devo fare un provino vicino Alexander Plaza e... Non vuoi che venga con te in Italia? No, non è che non voglio, È così mi pare. No, è che abbiamo già fatto il biglietto, partiamo domani. E poi tu con il lavoro come fai? No, mi licenzio, ma che me ne fotti? Ma che ti licenzi, Paolo? Dai. Oh, guarda che faccio il cameriere in un bar, mica l'ingegnere alla NASA. Sì, va bene, però adesso scendere così, con te non... Ma tu guarda che secondo me è arrivato il momento che la risolvi sta cosa. Ah, sì, come hai fatto tu con tua madre. Cioè? Che non vi parlate da 3 anni. Allora, punto primo, mia madre sa chi sono. Secondo, se non lo accetta è solo ed esclusivamente un problema suo. Ah, poi scusa, mi avevi detto che due lo sapevano che... Ah sì, sì, certo che lo sanno. Non mi pare. Non ne abbiamo mai parlato, ma sei un figlio frocio, è chiaro che lo sai. Ma secondo me glielo devi spiegare proprio bene, Ma scusa, poi se ci sposiamo che fai, non glielo dici? Ma certo che glielo dico. Però adesso a scendere insieme... Anto,
Sono tutti quanti bravi a fare gay a Berlino. Io non voglio passare il resto della mia vita con una persona che finge di essere quello che in realtà non è. Perché mi devi mettere tutta questa pressione? Perché mi hai appena chiesto di sposarti. Ok, vieni anche tu. Dove? Dai miei e gli diciamo che ci sposiamo. Sei sicuro? Sicuro. Non mi devi dire niente più? Che ti devo dire? Tipo ti amo. Sì. Affanculo. Strunzo.